degrado in centro a Vittoria, il senso della denuncia che arriva dal consigliere comunale Biagio Pellegra, segretario cittadino del Movimento Politico Sviluppo Ibleo, dopo aver appurato le condizioni precarie in cui versa l'isola pedonale di Largo Cavour, adiacente alla scuola Vittoria Colonna, che sembra ridotta, chiarisce Pellegra, una lettiera per cani, escrementi ovunque, insopportabile. Stiamo parlando dunque di una situazione non più sostenibile che ogni giorno centinaia di bambini, insieme ai loro genitori, sono costretti a sopportare. Per Pellegra è arrivato il momento che questa amministrazione si attivi affinché predisponga una polizia efficiente, tesa il più possibile ad eliminare il degrado e gli odori diventati ormai nauseabondi. Inoltre diventa fondamentale intervenire per vigilare e conseguentemente sanzionare quei proprietari che non rimuovono i bisogni dei loro amici a quattro zampe. Chiediamo più rispetto per la nostra città e soprattutto non è possibile che ancora oggi si facciano i conti con questi disagi. È una questione di civiltà e dovrebbe essere naturale per tutti comportarsi in un modo che non danneggi gli altri. Speriamo bene per il futuro, almeno a partire, auspichiamo il più rapidamente possibile, da quando il sito sarà ripulito.